Ed eccovi alla 12ª puntata, ragazzi. Finalmente si iniziano a menare le mani. Tolgo dalla pausa, ma la tengo a normale perché voglio preparare tutto quanto. Allora, eravamo rimasti con lo ship designer. Volevo controllare che tutto fosse in ordine. Ok, abbiamo trovato una nuova. Beh, spiritualisti anche questi, fantastico. Accogliamoli con un po' di materialismo stretto. Dove sono? Non lo so. Forse non questi? No, questi sono pacifisti, xenofili e collettivisti. Fantastico. Forse questi qua sotto? Sì, esatto. Bene, direi che la galassia si sta popolando ormai quasi del tutto. C'è solo un po' di questa zona qui che non è stata ancora, in cui non abbiamo contatti, e un pochino qua a nord. Però di Fallen Empire non ne abbiamo trovato neanche uno per ora. Allora, siamo vicini, voglio controllare che sia tutto fatto per quanto riguarda le nostre navi. Per esempio, possiamo provare a cambiare un po' i bilanciamenti delle no esatto, dell'energia. Abbiamo dei missili nuovi. Railgun nuovo. Il laser rimane sempre quello. E purtroppo, a quanto pare, vabbè, dobbiamo mettere comunque questo. Direi che ci va più che bene. Sì, la modifichiamo. Modifichiamole tutte. Coilgun più grosso. Possiamo togliere questo sicuramente. Anzi, mi sa che facendo così. No, non riusciamo. Però facendo così, probabilmente riusciamo a mettere qualcosa di più. Metterei degli scudi. Abbiamo sempre un più 12, quindi qua probabilmente possiamo metterci questo. Esatto, salvare un po' di materiali. Allora, iniziamo ad aumentare le armi anche qua. Metterei quasi quasi. Ah no, le torpide non si possono più mettere. Allora, perfetto. Cosa mettiamo? Potremmo mettere dell'armatura in più. Qua abbiamo già dato. Smazzolatrice. Anche qua facciamo un po' di restyle. Così dovrebbe andare bene. E ci metterei anche qua l'armatura. No, non basta. Allora, cosa possiamo fare? Ah, bisogna mettere qualcos'altro. Troppo. Allora, dobbiamo lasciare per forza così. Le nostre cruiser, che sono il nostro fiore all'occhiello. Così dovrebbe bastare anche e nonostante l'aumento delle armi. Perfetto. Andrei di scudi quasi quasi. Possiamo dare l'ordine di migliorarle. Siamo molto lontano dalle altre tecnologie, per cui lascerei stare. La nostra construction ship ha fatto praticamente tutto, non c'è nulla da fare, per cui possiamo lasciarla lì, anzi magari la metterei a fare Adamastes, qui in mezzo, una. Ah, non possiamo ancora fare Meteor Station, esatto. Quindi per ora la mettiamo solamente lì a difesa, la mettiamo vicino allo spazioporto, che potrebbe essere una buona idea. Abbiamo un po' di difesa e abbiamo un po' di attacco. Mettiamo il generale in attacco. Le abbiamo messe in orbita.
con i trasporti. Per ora li lasciamo indietro in modo che non siano subito in prima linea. Non credo e non mi aspetto che ci siano flotte qui. Però adesso vedremo. Andiamo un attimo avanti. Stiamo costruendo un altro cruiser che dovrebbe essere l'ultima per ora almeno. Construction complete. Esatto, 71 su 71. Avrà bisogno di essere anche lei modificata. Hanno chiuso le comunicazioni, fantastico. Siamo quasi pronti. 11:22, quindi abbiamo ancora un paio di mesi. La speed di 1. In questo momento non abbiamo deficit in nulla, dovremmo riuscire ad andare abbastanza bene. Non ho idea di dove siano le loro flotte, più di tanto. Scopriremo a breve, immagino. Voglio vedere se possiamo magari caricare l'osservatorio qua, in modo da aumentare la nostra portata di osservazione. Potremmo magari dare qualcosa in più qui. Perfetto. Qua sembra andare tutto relativamente bene. Stiamo arrivando anche lì. Buono. Perfetto. Siamo pronti. Quanto manca ancora? Novantadue per cento. Ah, va oltre perché dobbiamo. Perché è arrivata. Sono arrivate quelle nuove, credo. Vediamo quando finisce. Ships upgraded. Perfetto. Allora, adesso è il momento. Declare war. Saremo soltanto noi. Fira Star Union. Che sono questi, che sono i loro vassalli. No, voglio che loro cedano Uldor a noi. Avremo anche gli da X, ma dovremmo farcela. Chi invitiamo? Invitiamo loro. Second connection. Non verranno, quel voto no. Però potremmo dargli come cosa. Comunque no. Magari gli possiamo concedere a loro questo? No, non vogliono. Invece che Seed Planet, Liberate Planet. Bisogna tentare di attirarli dentro, non saprei come. Allora, potremmo fare che loro vassallizzano qualcosa. Vediamo. No, niente attackers. Will be in exchange of a share of spoils. Cosa però volete? Cosa volete? Allora, Clickstacks Communalities. Direi di no. Ida X, un po' troppo grandi. Però potremmo provare. No, sembra che non vogliano. Allora,
se vi metto come libertà, no. Tirsonia. Non gli basta. Beta i dari. Cioè, se riuscite a prendere quelle due, vi unite? No. Dokkan, niente, non sembra che non ci sia nulla per di abbastanza grande per loro. A quanto pare non ci sarà niente. Purtroppo questo gioco non dà abbastanza. Io voglio tentare di prendere Uldor. Dove è Uldor? Qui. Perfetto. E voglio tentare di prendere questi due. In realtà credo che siano solamente degli avamposti, perché non ne vedo. Voglio tentare di prendere qualcos'altro. Andiamo a vedere cosa potrebbe andare. Questo è molto piccolo e non ha nulla di interessante. Beh, ha tanta energia, ma non ha nulla di interessante. Orim, guardiamo. Orim ha la Vitan Stone ed è anche molto vicino. Potrei tentare di andare a prendere quello allora. Quasi quasi. Il loro pianeta natale non mi interessa. E andare oltre non mi sembra esattamente il caso, per quanto possono essere dei pianeti interessanti. Sono molto lontani da dove voglio arrivare. No, allora, proverò a prendere Uldor. Uldor. E Orim. Costa 122. E umiliarli. Abbiamo ancora un 19. Vediamo se c'è qualcosa che potrebbe andare bene. Sembrerebbe di no. Ok. Vorrei provare a vedere con cosa li potremmo. Esatto, troppo alto. Niente, non c'è nulla da fare. Neanche così? No. Andiamo. War Declaration. Siamo in guerra? Sembrerebbe di sì. Non ancora in realtà. Niente, quindi bisogna rifare. Questo non lo sapevo, per esempio. Allora, chi vogliamo? Uldor, vogliamo e Orim. E umiliarli. Ora siamo in guerra. Siamo in guerra con Allied Klickstack. Per ora soltanto, ma vedremo se sarà diverso. Al momento vorrei andare a. Sono indeciso se andare a Uldor. Se andare a Uldor prima. E far fuori i secondi. La nostra nave da costruzione riportiamola indietro. La nostra transport fleet per ora la mettiamo a diadem. Abbassiamo la velocità. Perfetto. Guerra iniziata. Abbiamo anche i nostri due vassalli. Eccoli qua. Scoppia altra guerra. Due Midari
potrebbero essere questi. Eccoli qua, iniziano ad entrare dentro. Questa è una flotta semplicemente, credo, di una scientifica. Sta tentando di entrare dentro a trovare le mie navi. Qua sopra per ora non si muove nulla. Allora, quello che vogliamo tentare di fare è raggiungere i nostri obiettivi. Abbiamo preso come obiettivo Uldor e Orim, quindi tentare di aumentare la nostra area di influenza. System survey. Vedremo come andrà. Intanto la nostra science ship sta continuando a fare cose. Dove l'avevamo mandata? Qui mi sembra. No, sì, esatto. Perfetto, la nostra crew ship non può fare ancora nulla. La riprendiamo. Voglio vedere se construction complete. Ethel Union, ok, quindi l'Ethel Union si sta, e gli state vide X sono stati attaccati dai nostri amici, quindi non sono voluti venire in guerra con noi. Attenzione, è una transport fleet, solamente una transport fleet. Andiamo a distruggere prima qua. Transport fleet non è un problema per ora. Anche perché al momento sono solo tre navi e sono ferme. Andiamo quindi a distruggere. Ah sì, andremo prima a distruggere quella povera nave scientifica che sta per evaporare. Prima ancora che arrivano i missili. Situation log updated. Esatto. Ovviamente tutte le battaglie lasciano indietro dei detriti. Che cosa è successo? Hostile fleet engaged. Ok. Non voglio saperlo. Sembrava un effetto della battaglia ritardato. Spero che fosse un glitch e non qualcosa di terribile. Il nostro gruppo delle cruiser sta facendo un ottimo lavoro. Abbiamo perso una corvette. Construction complete. Ne perderemo probabilmente qualcuno in più, ma abbiamo fatto uno sfacelo. E adesso inizieremo il bombardamento orbitale. Ed è il momento giusto per andare con la nostra transport fleet. Qua abbiamo comunque solo transport fleet e per ora non stanno arrivando con nessuna flotta maggiore. Eccoli qua, 820, stanno salendo con questi. Non è niente di preoccupante al momento. Abbiamo comunque anche i nostri da 343 e 300 qua. Non credo siano all'altezza di questi 800, ma potrebbero fare qualcosa. Ci stanno dichiarando rivalità incrociate. Credo che abbiamo dato l'avvio alla guerra. 820. Io sto ragionando di spezzare la flotta in due,
prendere quella con il nostro ammiraglio, che comunque sono 2200, e andare a intercettare quella flotta. System survey complete. Station under attack. Sì, si tenterà, di sicuro inizieranno a distruggermi alcune stazioni minerarie, quello non è un problema, a dire il vero. Siamo qua. Quando, come siamo messe le difese? Alcune sono ancora in atto. Vedremo fra un attimo se la nostra invasione avrà successo. Mi sa che dobbiamo vedere un attimo le nostre politiche di bombardamento. Sono, se non sbaglio, in editti. War philosophy, the war, slavery, purge, orbital bombardment, limited. Limited va bene. Allora, siamo semplicemente un po' scarsi. Vediamo come sta andando. Ah, ecco perché non avevo cambiato la modalità. Perfetto. Vado a riparare metà della flotta, visto che abbiamo fatto scappare la flotta nemica, almeno per un po', e continuiamo anche con la nave scientifica, che non scordiamocelo, deve continuare comunque il suo lavoro. Dovremmo essere quasi pronti. Firestar Union, eccole qua, che sono subject degli Daixa, però dovrebbero essere, credo, impegnati contro i nostri simpaticoni, che non hanno voluto unire la loro guerra alla loro, alla nostra, ma vabbè. Sono arrivati. Su Amanita, Spaceport Cruiser. E abbiamo bisogno di fare questa invasione il prima possibile. Paura che non vinceremo questa invasione. Però adesso lo vedremo fra poco. Research complete. Evading hostile fleet. Eccoli qua, stanno arrivando. Situation log updated. Allora, bisogna. Enemy planet secured. L'abbiamo preso. E ora bisogna fare giocare a rimpiattino. Ora che l'abbiamo preso.
No. E fare in modo di unire le nostre due flotte. Perché quello che vogliamo evitare è che ci raggiungano perdere forse le nostre armate, ma almeno non perdiamo la flotta e soprattutto non la perdiamo mentre è divisa, cosa sarebbe un disastro. Ok, direi che ci possiamo fermare qua. Credo che la grande battaglia stia per arrivare, 4300 contro i nostri 4000 e qualcosa. I nostri vassalli non ci stanno aiutando al momento, ma in caso di battaglia probabilmente usciranno dai loro gusci, spero. Anche perché, insomma, mi sembrerebbe il minimo. Disgraziati che non sono altro. E vi saluto qua e ci sentiamo la prossima volta dove la battaglia continuerà. Intanto abbiamo conquistato un pianeta, poi andremo a vedere come andrà a finire. Buona giornata, ciao ciao!